ci ha preso tanto che... Ingegnere Giovanni Marino, allora questa mattina si realizza un sogno con l'apertura di questa mensa solidale a merito di Porto Salvo, ci sarà un pasto caldo per tutti e un impegno della sua fondazione, la Fondazione Marino, che oramai si è proprio data completamente in aiuto a questi ragazzi, insomma, che hanno questa... che io non definirei malattia, questa diversità. Sì, grazie. Si realizza un sogno, e non è un sogno, è un sogno che parte da lontano, che è quello che ci ha chiamati alla responsabilità di genitori di provvedere per il futuro dei nostri ragazzi e insieme ai nostri ragazzi di altri ragazzi. Questo provvedere si è cominciato con l'apertura, la realizzazione e la continuità della fondazione, che è una struttura residenziale a Melito Porto Salvo, Prunella di Melito Porto Salvo, e prosegue adesso con l'apertura di questa mensa, che è un'altra appendice di quello che è necessario per i nostri ragazzi. Cioè i nostri ragazzi debbono poter esprimersi adesso, dopo 6 anni di esperienza, di convivenza in una struttura residenziale, una convivenza e una attività di abilitazione, di riabilitazione e di educazione, adesso è necessario che loro realizzino, mettono in pratica il frutto del loro aver imparato ed aver appreso autonomie di cui erano carenti. Questa mensa quindi è il luogo di lavoro di queste persone ed è anche un'opportunità o un piccolo contributo che la Fondazione vuole offrire alla società attraverso l'offerta di un pasto alle persone che hanno bisogno. Le risorse, ci tengo a dire, è importante questo perché, anche per smuovere degli equivoci che possono nascere, ci tengo a dire che le risorse con le quali noi abbiamo fatto questa iniziativa sono quelle che abbiamo ricevuto dalla gente attraverso il 5 per 1000. Noi abbiamo preso nel 2013, l'ultimo anno di dati che conosciamo, abbiamo avuto donazioni per circa 32.000 euro, che non sono pochi, e che noi, ridestiniamo alla società attraverso un'iniziativa solidale, ma soprattutto realizzando un lavoro per i ragazzi della nostra fondazione. Ci vuole una grande pazienza, quasi da santi, non la faranno santo, perché noi abbiamo già un santo, che è Santo Catanoso, che è un santo povero ma è sempre un santo, al Corio di San Lorenzo, quindi lei è di Prunella e quindi non può essere fatto santo, ma voglio dire, cosa spinge una persona, a parte l'interesse che può avere per i propri figli, cosa spinge una persona a lanciarsi in queste iniziative, che sono iniziative che meritano tutti gli applausi del mondo, ma che poi hanno anche tante incognite negative, non ultima quelle delle istituzioni che sono completamente assenti e che non rispondono a nessuna chiamata da parte delle classi deboli. Meno male che c'è comunque 5 per 1000 per legge, lei citava prima, e attraverso quello almeno lei ha potuto in qualche modo realizzare questa iniziativa. Anche i cittadini credo che debbano essere vicini all'associazione. Noi avevamo letto che c'è la possibilità, attraverso un bollettino, di fare un versamento per aiutare appunto queste persone. Noi avevamo iniziato, allora cosa spinge una persona è l'interesse di provvedere ad un futuro dignitoso per i miei figli e i ragazzi della fondazione. Il futuro dignitoso si realizza non solo attraverso l'accoglienza di una residenzialità,
ma si realizza attraverso una migliore qualità di vita possibile per le persone che ci abitano e che necessitano perciò di avere, dopo un periodo abbastanza lungo di apprendimento, di avere un'occasione di realizzarsi, di stare in mezzo alla società, di convivere con la gente e non di essere ai margini della società. Questo non è quindi un volersi, come dire, specializzare, incaponirsi, innamorarsi o pretendere, come si dice, l'aureola da qualcuno. È semplicemente il progetto di mettere nella società i ragazzi che in una struttura anche bella come la nostra sono un po' ai margini della società se non hanno occasione di interagire con la società. E qui questi ragazzi hanno anche l'aiuto, hanno avuto la collaborazione di non poco conto di un istituto scolastico di Euclide di Bova Marina, e qui abbiamo la dirigente di questo istituto scolastico, Carmen Lucisano, che appena ha saputo che c'era questa iniziativa, lei è sempre pronta a partecipare, a fare rete, e ha subito accolto, proprio dando la collaborazione. Dottoressa, lei perché alla fine, a parte che ha i baffi, gli ho detto, ha una grande pazienza, presto diventerà santo, non lo faranno mai, gliel'ho già detto, però meglio ecco così. Lei ha sposato la causa con molto senso di responsabilità, se vogliamo. Sì, non è che siamo sempre pronti ad accogliere qualunque iniziativa, in particolare questa, perché condividiamo quelle che sono le finalità. Del resto, proprio su questa insegna c'è proprio segnato lavoro, integrazione e solidarietà. La scuola è un'istituzione educativa, formativa per eccellenza, in particolare l'indirizzo alberghiero si presta anche a questo tipo di interazione sul territorio, non può essere una scuola isolata e autocentrata, quindi condividendo sicuramente questo principio di solidarietà e di integrazione, noi daremo la nostra collaborazione con i ragazzi dell'indirizzo alberghiero affinché si possa realizzare una volta al mese, per quanto ci riguarda, un pasto completo a favore degli utenti di questa mensa. È un'occasione anche per i ragazzi, chiaramente, per aprirsi agli altri, ma anche per fare quello che è il loro compito istituzionale, quello appunto di fare una sorta di alternanza scuola-lavoro, che però possa anche essere immediatamente gratificante, perché appunto lavorare per gli altri, aprirsi agli altri, è sempre soddisfa la mente e il cuore. Bene, complimenti anche al presidente di questa associazione, di questa ONLUS, di questa fondazione, perché poi è una fondazione. Marino ormai non è nuovo di queste iniziative, ci sta mettendo anima e cuore, e direi che oggi lo vedo anche un po' commosso, forse è quando uno arriva poi al traguardo, ha raggiunto un altro traguardo importante, che vale anche come lezione, io oserei dire, per i cittadini dell'area grecanica, che devono avvicinarsi al sociale, devono essere più presenti, non soltanto alle manifestazioni quando si balla, quando si mangia, ma anche quando c'è da dar da mangiare agli altri. Grazie. Okay.